Ragazzi, continuiamo quindi la lezione sul potenziale efficace in una metrica di Schwarzschild. L'ultima volta abbiamo visto che posso avere due valori reali dei raggi dall'equazione di secondo grado, quindi posso ottenere un massimo minimo della funzione del potenziale efficace se il momento angolare specifico della particella che sta accrescendo sull'oggetto compatto di massa m grande è maggiore di questa quantità critica, cioè 2 per 3 elevato a un mezzo gm su c. Nel caso in cui il momento angolare specifico coincide con quello critico, avrò due soluzioni coincidenti, cioè questa parte qua non l'avremo più, due soluzioni reali coincidenti. Vi ho anche detto che dallo studio della funzione, quindi facendo la derivata e imponendo che questa sia maggiore o uguale a zero, la derivata del potenziale efficace, viene fuori che il valore massimo, il massimo di questa funzione sia quando qui abbiamo il segno negativo, mentre il minimo della funzione sia quando qui il segno è positivo. Quindi, come dobbiamo aspettarci anzitutto questo potenziale efficace? Dobbiamo immaginarcelo che abbia una forma di questo tipo. Nel caso in cui L è minore di L con C, cioè nel caso in cui il potenziale, il momento angolare specifico è minore di quello critico, noi non ci aspettiamo soluzioni reali. E questa funzione qui ha un andamento di questo tipo. Quindi qua mettiamo V potenziale, qua mettiamo R e l'andamento è un andamento di questo tipo. Ricordatevi che questo è definito per R maggiore o uguale del raggio di Schwarzschild. Nel caso in cui invece L coincide con L con S, la forma funzionale è la seguente. La stessa per grandi valori di R, poi qui si appiattisce e scende. Quindi qui abbiamo una regione piatta. Ovviamente in questo caso avremo che R1 coincide con R2 e andremo a vedere adesso quanto sono questi valori R1 e R2. Nel caso in cui invece il momento angolare specifico risulta maggiore del valore critico L con C, la disegno in rosso, la forma funzionale è una cosa di questo tipo. Quindi, come vedete, quello che abbiamo è un massimo che sarà, ovviamente, lo chiamiamo R max, cioè R legato al valore del potenziale massimo, che sarà ovviamente inferiore al valore R1 e R2, perché il valore massimo si ottiene quando io ho anche questo termine sotto radice col segno meno, quindi poiché in verde ho segnato il valore beta su alfa, questo valore qui sarà beta su alfa meno la radice quadrata, mentre il minimo della funzione l'avremo a R min, che anche in questo caso sarà maggiore di beta su alfa, perché avremo beta su alfa più la radice quadrata. Quindi prima di andare avanti e cercare di capire cos'è questo valore R1 coincidente con R2 che a noi serve per vedere che effettivamente l'efficienza di accrescimento in un black hole è dell'ordine di 0,1, vediamo che cosa abbiamo qua. Quindi supponiamo che l'energia, discutiamo prima quale, L minore di LC. Quindi supponiamo di avere un elemento di massa che ha un momento angolare specifico non nullo, ma inferiore a questa quantità qua. Noi qui possiamo mettervi C lo conosciamo, 3 per 10 alla 10 cm al secondo, G lo conosciamo, 6 per
0,67 per 10 alla meno 8 nel sistema CGS, m è la massa dell'oggetto compatto, quindi possiamo sostituirli. Noi fino adesso abbiamo considerato una massa di una massa solare, ma dipende da quant'è la massa dell'oggetto compatto, e andiamo a sostituire il suo valore, evidentemente ci sarà un valore critico maggiore di zero se il momento angolare specifico della particella che sta crescendo non è zero, ma è inferiore, è maggiore di zero, ma inferiore a LC, noi ricadiamo in questa curva in nero, cioè quale che sia l'energia che ha la mia particella, il mio sistema, questa particella in ogni caso, cadrà sull'oggetto compatto. Questo non è previsto nel potenziale efficace classico. Nel potenziale efficace classico, basta che il momento angolare sia diverso da zero, quello che abbiamo è che la particella non cadrà radialmente sull'oggetto attrattore. Nel caso in cui noi abbiamo una configurazione in cui il momento angolare specifico invece della particella coincide con il momento angolare critico L con C, dipende dall'energia del sistema. Se l'energia è sufficientemente alta, c'è poco da fare. La particella accrescerà indipendentemente da quanto è il suo valore di LC. Tuttavia, per il valore critico del potenziale dell'energia è coincidente con il valore del potenziale efficace in cui LC in cui il momento angolare specifico L coincide con LC, cioè questo, in questa regione qua, noi abbiamo una sorta di fine tuning, cioè noi mettiamo una particella a quel valore di R con una determinata valore di energia dato da V di R con 1 e L coincidente con L con C. E questa particella orbiterà tranquillamente attorno al mio sistema. Se invece io ho un momento angolare specifico che è maggiore di quello critico, anche qui posso avere diversi casi. Se l'energia del sistema è molto alta, c'è poco da fare, quello che succederà è che la particella accrescerà sull'oggetto compatto. C'è un valore critico, in questo caso se L è maggiore di L con C, che è questo, cioè se l'energia del sistema è tale che coincide con il massimo della funzione V di R, beh, quello che può succedere è che la particella si trovi in questa configurazione qua, che in realtà è una configurazione di equilibrio, è un massimo della funzione, ma è di equilibrio instabile. Quindi una piccola perturbazione potrebbe fare cadere di nuovo la particella sull'oggetto compatto, anche se L è maggiore di L con C. Infine abbiamo le ultime due configurazioni. Se l'energia del sistema è tale che io sono in questo pozzo gravitazionale, in questo pozzo del potenziale efficace, avremo ovviamente, come abbiamo visto nel caso classico, orbite chiuse, saranno orbite ellittiche, con l'unica differenza, ricordiamoci, che per effetti relativistici, quest'orbita ellittica sarà un'orbita che precessa, in cui il periastro ovviamente ruota, non è un'orbita chiusa, lo sapete, è quella di Mercurio, e su questo non mi soffermo, penso che lo fate a relatività. L'ultimo caso è quello peculiare in cui R coincide con questo R minimo che ho segnato qua,
In questo caso l'orbita ovviamente è chiusa e l'orbita in questo caso è un'orbita circolare. Quindi abbiamo discusso come il potenziale efficace in questo caso, a differenza di quello classico, dipende dal momento angolare specifico della particella che accresce e mi dà queste tre possibili configurazioni. Torniamo ora nel nostro caso, nel nostro problema, e cerchiamo di capire quant'è questo R1 coincidente con R2. Quindi partiamo da questa configurazione. E sostituiamo a R1 e a R2 i valori di beta alfa che avevamo scritto l'altra volta, cioè alfa per noi era 2gm su c quadro e beta era l quadro su c quadro. Fatemi prendere le note. Se faccio tutta questa operazione di sostituzione, ottengo per R minimo il valore, dove l'ho scritto, gm su c quadro che moltiplica l quadro c quadro su 2 g grande quadro m quadro più lc su gm per radice di L quadro C quadro su 4 G grande quadro M quadro meno 3. Qui posso continuare a giocare con questa espressione definendo ulteriormente H grande come L per C su G su M e alla fine questo R minimo scritto in termini di H grande è uguale a gm su 2c quadro che moltiplica h grande quadro più radice quadrata di h grande alla quarta meno 12h quadro. Ora, questo è rmin, rmax avrà il segno meno. Nel caso in cui L coincide con L con C, cioè 2 per 3 e un mezzo per gm su C, evidentemente questo Rmin si deve ridurre al valore gm su 2c quadro per h grande quadro. Giusto? Perché? Per il valore critico le due soluzioni coincidono, quindi il delta deve fare 0. E quindi abbiamo questa espressione qua. A questo punto questa la possiamo scrivere così. Gm su 2c quadro per L quadro con C, perché adesso questa vale solo per L quadro con C, per C quadro su G quadro m quadro. C quadro si semplifica con C quadro e abbiamo L quadro con C su 2 gm, perché G lo semplifico col quadrato di G qua sotto, m lo semplifico col quadrato di m qua sotto e rimane quel 2. A L con C posso sostituire questa espressione qua. Cioè L con C al quadrato sarà uguale a 12 per G quadro M quadro su C quadro. Giusto? Sì. Quindi R sarà uguale a 12 G quadro, M quadro su C quadro per 1 su 2 GM.
G si semplifica col quadrato del numeratore, m si semplifica con il quadrato di m al numeratore, 2 si semplifica col 12 e rimane 6, quindi alla fine cosa rimane? 6 gm su c quadro. Quindi R1 coincidente con R2 per L uguale LC è un valore che è 6 gm su c quadro. Ma se noi ci ricordiamo che il raggio di Schwarzschild è 2 gm su c quadro, questa quantità qui è 3 volte il raggio di Schwarzschild, che, come abbiamo visto, per un oggetto compatto di una massa solare è 3 km. Quindi qui abbiamo un raggio, questo raggio critico, che è un raggio di 9 km. Questo raggio critico ha un nome, si chiama raggio di ultima orbita stabile. Last stable orbit. E si indica con LSO. Quindi questo raggio gli diamo un nome ed è LSO ed è 3 volte il raggio di Schwarzschild. Ora, a questo punto abbiamo questo raggio critico, lo scriviamo da parte, che è uguale a 3 volte il raggio di Schwarzschild, cioè 6 gm su c quadro, e dimostriamo che l'efficienza per un black hole è dell'ordine di 0,1. Supponiamo di avere della massa legata gravitazionalmente a un black hole. Se la massa è legata gravitazionalmente al black hole, di sicuro per questo sistema, dove ho messo il pennarello, per questo sistema varrà il teorema del viriale, cioè, ovvero io posso scrivere che 2t più v uguale 0. T per me è l'energia cinetica del sistema, v è l'energia potenziale del sistema. Ma t più v è anche l'energia meccanica totale dell'intero sistema. Quindi questo lo posso scrivere come t più v uguale 0, cioè T più energia meccanica uguale 0, cioè l'energia meccanica è uguale a meno l'energia cinetica. Ma torniamo a questa. Da questa relazione io so che T uguale a meno V mezzi, se esplicito T in funzione di V. Quindi l'energia meccanica del sistema è uguale a metà dell'energia potenziale del sistema. Quindi l'energia potenziale del sistema io la conosco, all'incirca è Gmm piccolo su 2R. Bene, questa energia sarà quella che accrescerà sul nostro sistema. Quindi io posso scrivere che la luminosità di accrescimento nel nostro sistema sarà uguale a E dot, cioè Gmm dot su 2R. Ma che R devo mettere qua? Devo mettere l'R legato al potenziale massimo, ovvero all'energia massima che può avere il sistema, cioè quella a raggio di ultima orbita stabile, perché più è grande R, minore è l'energia del sistema. Quindi, se vado a sostituire questa quantità, avrò 2 per 6 gm c quadro, gm e gm se ne va, mi rimane
un dodicesimo m dot c quadro. Ma per definizione abbiamo visto l'altra volta che L accrescente è circa uguale a eta m dot c quadro. Quindi, nel caso del black hole, n è uguale a un dodicesimo. Se voi fate 1 diviso 12, questa quantità vi viene circa 0,1. Ecco il motivo per cui voi avete questa situazione. Perché la materia legata gravitazionalmente è legata soltanto fino al raggio di ultima orbita stabile. Da lì in poi la materia cade senza emissione di energia e viene inghiottita dal black hole. Ci potremmo chiedere, quindi dovete immaginare una cosa del genere essenzialmente. Supponete che questo sia il nostro black hole. Lo rappresento qua. Questo è il raggio di Schwarzschild, R con S. Noi in teoria ci aspetteremmo che se c'è della materia che orbita attorno a questo black hole, questa materia arrivi fino al raggio di Schwarzschild. E invece no, perché la materia può stare legata gravitazionalmente soltanto fino a un raggio che è questo raggio di ultima orbita stabile. Dopodiché, se c'è una piccola perturbazione su questo oggetto, la materia cade dentro il black hole. E poiché l'emissione che io osservo da sistemi che hanno come oggetto compatto il black hole è emissione dal disco d'accrescimento, perché noi che cosa abbiamo detto ieri? Noi ieri abbiamo detto, se io ho un sistema neutro star, la materia dalla compagna cresce formando un disco, questa materia impatta sulla superficie ed emette. Cioè l'energia meccanica del sistema viene convertita in energia luminosa. Beh, in realtà, da quello che abbiamo visto nel teorema del Viriati, noi abbiamo che parte dell'energia viene convertita in energia luminosa quando questa materia si trova nel disco, perché il disco ha una certa viscosità. Quindi metà dell'energia viene convertita in energia luminosa nel disco. L'altra metà di energia meccanica, una volta che la materia impatta, viene convertita in energia luminosa. Quindi dobbiamo aspettarci in un sistema con un oggetto compatto, con una superficie fisica reale, una stella di neutroni, due sorgenti X di emissione, il disco e la stella di neutroni, la superficie della stella di neutroni. Vedremo che in realtà, cioè vedremo che per quanto riguarda il disco di accrescimento, l'emissione X noi l'abbiamo soltanto dalle regioni prossime alla superficie, perché la temperatura di un disco di accrescimento è proporzionale a R alla meno 3 quarti. Cioè, più mi allontano dalla superficie, più bassa è la temperatura, quindi più bassa è l'emissione, più bassa è la frequenza a cui emette il disco, nel senso che l'emissione X sarà nelle regioni prossime alla superficie, man mano che mi allontano l'emissione passa sino agli ultravioletti e nelle regioni esterne di un disco di accrescimento all'infrarosso. Quindi abbiamo due sorgenti di emissione X, le regioni interne del disco è la superficie del disco d'accrescimento. Se invece io ho un black hole, c'è poco da fare, la sorgente è soltanto una, le regioni interne del disco d'accrescimento, quelle prossime al raggio di ultima orbita stabile. Perché non abbiamo la possibilità che la materia, una volta perturbata e abbandona il raggio di ultima orbita stabile, impatta su una superficie fisica. Perché qui abbiamo l'orizzonte degli eventi del nostro black hole. Quindi parte dell'energia, e quindi dell'informazione, viene persa. Vi ricordo che a proposito su questo argomento il professor Burberi ci dirà qualcosa di diverso e non presente nei libri di testo su questo eta che a noi viene 0,1 e che anche il King, il libro di testo, il Accretion Power in Astrofisica e tutti i libri di testo riportano come 0,1 per un black hole. Quindi noi che possiamo dire? E qui perdiamo un sacco di informazioni.
parte della metà dell'energia meccanica si brucia. E quindi l'efficienza è soltanto il 10%. Ok, questo l'abbiamo visto. A questo punto, una volta che abbiamo visto l'efficienza, direi di andare avanti su un altro aspetto. Ora, che tipo di emissione grosso modo dobbiamo aspettarci? Abbiamo detto sì, questa energia meccanica della materia che cade viene convertita in energia luminosa. Ok, ma è un'emissione termica, è un'emissione non termica? Dipende dai sistemi, ragazzi. Nel senso che se io ho un sistema Neutron Star Lomas X-ray Binaries, quello che in genere osserviamo è un'emissione termica che viene dalla superficie della stella di neutroni. Poi su questo ci torneremo più nel dettaglio. Quindi mi aspetto che l'energia meccanica impattando produce uno spettro che è uno spettro termico, cioè uno spettro di corpo nero, il che significa, come ben sapete, che i fotoni sono in equilibrio termodinamico con la materia che sta crescendo. In questo caso, la luminosità di accrescimento sarà all'incirca la luminosità di un corpo nero. Fatemi esprimere questo in formula. Sia ad esempio R star, la superficie della nostra neutron star, la luminosità sarà 4 pi greco R quadro star per sigma t alla quarta. Che cos'è questa, ragazzi? È la luminosità di un corpo nero. Questa è la superficie sferica e questo è il flusso di corpo nero. F è la costante di Stefan Boltzmann. Quindi da qui T, B, la temperatura di black body, sarà uguale a L di accrescimento, qui mettiamo accrescimento, su 4 pi greco R quadro star per sigma, tutto elevato a un quarto. E ce la teniamo da parte per ora questa espressione qua. Un'altra possibilità è che l'emissione dovuta alla conversione dell'energia meccanica, non sia un'emissione termica. Allora, male che vada, che può succedere? Che temperatura posso associare io a una emissione non di corpo nero? Beh, posso associargli la temperatura associata alla materia in caduta. Cioè, se io ipotizzo una materia fatta da elettroni e protoni, posso dire che l'energia di questa materia sarà dell'ordine di 3 mezzi kT per i protoni più un 3 mezzi kT per gli elettroni, quindi sarà una cosa dell'ordine di 3 kT. Bene, se io faccio questo, e quindi questa è l'energia termica della materia crescente, e impongo che questa energia debba essere uguale all'energia gravitazionale, cioè G, m con e più m con p su r star, quindi l'energia potenziale alla superficie, nell'ipotesi che m con e, non nell'ipotesi, sapendo che m con e si può trascurare, gli metto solo la massa del protone, quindi questa gm m con p su r star è uguale a 3 kT, quello che viene fuori è che la temperatura termica è dell'ordine di G, M, M con P su 3K, dove K è la costante di Boltzmann, per, cosa che mi manca, R star. Quindi ho questi due valori estremi di temperatura. Qui
dove so che l'emissione è in, quindi che la radiazione emessa è in equilibrio termodinamico con la materia che cresce. Qui dico soltanto, ragazzi, la temperatura della materia sarà di quest'ordine qua, 3,5 kT, questa verrà convertita in energia potenziale gravitazionale, quindi eguagliando queste due posso avere una stima di quale debba essere la temperatura dei fotoni emessi da questa materia che cade sulla, nel mio pozzo gravitazionale. Evidentemente saranno temperature molto diverse. Quindi ho detto questo avviene principalmente sulle Lumas X-ray binaries, cioè la materia accresce, sulla superficie. Beh, fenomeni di questo tipo, ad esempio, li posso osservare nelle IMAS X-ray binaries, nel senso che, se vi ricordate, lì abbiamo detto che noi abbiamo una stella compagna che ha una massa dell'ordine di, facciamo, 3-5 masse solari, quindi una stella bella massiva, e tipicamente le stelle massive, voi sapete, hanno un forte vento stellare, emettono questo vento stellare, sono accoppiati questi oggetti con un pozzo gravitazionale che può essere una neutron star, pigliamo una neutron star nel nostro caso, con intensi campi magnetici dell'ordine di 10 alla 12 Gauss. Questa materia viene attratta gravitazionalmente dalla neutron star, poiché non è neutra, è globalmente neutra, ma abbiamo a che fare con plasma, questa materia in prossimità della neutron star viene incanalata dalle linee di campo magnetico, lungo le linee di campo magnetico, cioè a quel punto la dinamica non è dettata più dalla densità di materia della materia crescente, ma dalla densità d'energia delle linee di campo magnetico. Quindi questa materia viene incanalata e, incanalata lungo le linee di campo magnetico, emetterà fino ad arrivare alla superficie del nostro oggetto. Qui ci possono essere diverse cose. Noi possiamo avere una piccola componente di emissione di black body dalle cappe polari, ma possiamo anche avere semplicemente un'emissione non termica di contonizzazione che arriva da queste regioni. Queste cose le vedremo meglio più avanti. Bene, abbiamo trovato queste due temperature, ma cerchiamo di dare, perché alla fine noi di questo dobbiamo fare, dare delle stime quantitative. Prendiamo la T con B, la temperatura legata a un'emissione termica. Supponiamo che il nostro oggetto compatto è una massa solare, se è una neutron star è 1.4, non è che cambia molto. Supponiamo che la luminosità d'accrescimento sia dell'ordine di 10 alla 36 erg al secondo. Se vi ricordate, vi ho detto che in molti di questi sistemi la luminosità è compresa tra 10 alla 36 e 10 alla 38 erg al secondo. E il raggio R star ovviamente mettiamo 10 km, quindi 10 alla 6 cm. Se andiamo a sostituire, quindi abbiamo T con B uguale 10 alla 36 su 4 pi greco, R star al quadrato significa 10 alla 12, sigma, che è la costante di Stefan Boltzmann, in CGS è 5.7, per 10 alla meno 5, e tutto questo lo eleviamo a un quarto, troviamo la temperatura in Kelvin. La temperatura in Kelvin di questo oggetto è dell'ordine di 0.6 per 10 alla 7 Kelvin. Ma ricordatevi, l'abbiamo già visto nelle lezioni iniziali, che un Kev è circa uguale a 1.1 per 10 alla 7 Kelvin. Quindi, se voi applicate questo fattore di conversione, cioè prendete questa quantità 0.6 10 alla 7 e la dividete per 1.1 per 10 alla 7, vi viene una cosa all'ordine di 0,5 Kev.
Quindi questa è la temperatura tipica che dobbiamo aspettarci come temperatura, di emissione da corpo nero, di materia che accresce. Ovviamente qui abbiamo un 10 alla 36, noi possiamo variare fino a un 10 alla 38, ricordatevi che qui eravate all'un quarto, quindi significa un 10, un 100, 10 alla 2, 10 alla 2, 10 all'un mezzo. 10 all'1/5 significa un fattore 3, ok? Cioè, se io sono a 10 alla 38, ho in più un fattore 3, perché qui avrei un 10 alla 2 in più. 10 alla 2 elevato a un quarto è 10 all'1/5, significa radice quadrata di 10. 3 per 3 fa 9, quindi all'incirca un fattore 3, e questo T con B da 0,5 può arrivare a circa 1,5 Kelvin come emissione dalla superficie dell'anotostato. Quindi questo è il range che devo aspettarmi. Ovviamente, vabbè, andiamo avanti per adesso con l'altro, con l'altra temperatura e dopo vediamo che cosa succede in un sistema dove l'oggetto compatto è una white dwarf. In questo caso, nel caso della temperatura termica, devo sostituire AG 6,67 per 10 alla meno 8. Alla massa 2 per 10 alla 33, se assumiamo una massa solare, 2 alla 10 alla 33 grammi, la massa del protone mettiamo circa 2 per 10 alla meno 24 grammi, al denominatore abbiamo 3, la costante di Boltzmann che è 1, circa 1,4 per 10 alla meno 16 nel sistema CGS, è il. E il raggio è 10 alla 6 che è il raggio della nebulosa. Ok, facendo questo conto viene fuori una temperatura dell'ordine di 4,5 per 10 alla 11 Kelvin. Quindi vedete, è estremamente più alta di un fattore, quasi 10 alla, quasi 10 alla 5 che nel caso termico. Se divido per 1,1 per 10 alla 7 Kelvin, qui mi viene un valore ovviamente estremamente esagerato di 40 mega electron volt. Non abbiamo, tipicamente noi ci aspettiamo dei cutoff in molti degli spettri che osserviamo, dei cutoff termici. Comunque, vedete, il range può essere estremamente ampio, da 1,5 keV a 40 MeV. Bene, vi anticipo che se noi abbiamo un sistema neutrostar o massive X-ray binaries, tipicamente noi lo spettro lo possiamo osservare o in uno stato soft o in uno stato hard. Per soft si intende che lo spettro essenzialmente è quasi tutto termico. Cioè noi abbiamo una componente da emissione dalla superficie della stella di neutroni che è una componente termica e una componente, quindi dell'ordine 0,5 e 5, e poi una componente di contorizzazione, quindi dovete ricordatevi quello che avete fatto con la disalgo. I fotoni dalla superficie, in questo caso della stella di neutroni, cioè dovuta all'impatto della materia e alla conversione energetica, sono in equilibrio con la materia che accresce. Quindi abbiamo uno spettro di corpo nero che viene emesso dalla superficie. Questo spettro di corpo nero, quindi questi fotoni che hanno la distribuzione di corpo nero, entrano in una regione dove abbiamo degli elettroni a una certa temperatura. Tipicamente questa temperatura è compresa nelle neutrostar o massive X-ray binaries tra 3 e 5 keV, per dato sperimentale dalle misure. Quindi avete uno spettro di corpo nero con temperatura tra 0,5 e 1,5, dipende dal contatto di crescimento, che entra in una nube otticamente spessa con temperatura tra 3 e 5 keV. Che succederà? I fotoni hanno energia più bassa,
e quindi faranno Compton inverso, cioè faranno un upscattering energetico. E quindi noi vedremo, noi osservatori, lo spettro in uscita come uno spettro di contronizzazione, uno spettro di contronizzazione saturo. Questo quando lo spettro è soft. Se lo spettro invece è uno spettro hard, quello che abbiamo è che questa corona, questa regione che vedremo meglio più avanti, dove avviene la contronizzazione in prossimità dell'oggetto compatto, è più tenue. Cioè, i fotoni che entrano non hanno il tempo di termalizzarsi con la nube, fanno un numero di scattering basso. Questo fa sì che io ho in uscita tipicamente una legge di potenza come spettro, una legge di potenza che ha un cutoff che è legato alla temperatura a cui si trovano gli elettroni in equilibrio nella loro corona. E queste temperature, nei sistemi neurostarlo massimo X-ray binders, sono in generale di 20 Kelvin, quindi questo 40 MeV che diamo qua è un valore estremamente, estremamente alto. Era indicativo per avere un upper value, ma neanche ci arriviamo con i nostri sistemi a questi valori di temperatura. E che cosa volevo dire? Mi sta sfuggendo qualcosa. Quindi, niente, per adesso questo, nel caso in cui invece, onestamente, questi spettri corpo nero si osservano, non è che, cioè in genere io ho i miei dati e quando fitto i dati di un sistema NeuroStar Max X-ray Binaries, ragazzi, lo spettro di corpo nero glielo devo mettere, cioè è evidente che ci sia un'emissione termica e che questa possa essere legata alla superficie della stella di neutroni è evidente. Vedremo poi in realtà che si può andare a fare una disquisizione se effettivamente quello spettro è davvero uno spettro di corpo nero o uno spettro di contronizzazione estremamente saturo. Tuttavia, diciamo, come introduzione, e questo lo trovate tutti questi conti nel primo capitolo del King, va benissimo fare questa ipotesi a ordine zero. Nelle white dwarf, invece, dove le luminosità sono più basse, 10 alla 33, dove il raggio è di circa 5.000 km, non 10 km, se andate a sostituire cambiando solo la luminosità con una luminosità dell'ordine di 10 alla 33 erga al secondo, è un raggio di 5 per 10 alla 8 centimetri invece di 10 alla 6 centimetri. Trovate che la temperatura di termica invece è soltanto 4 electron volt. E questo è brutto. Ora vediamo perché questo è brutto. In teoria voi già dovreste saperlo dal corso della Disarmo. E infine quella enorme temperatura di 40 MeV diventa una temperatura, la temperatura termica dell'ordine di 80 Kev, che sembrerebbe una cosa normale se io avessi un sistema con black hole, neutrostar, potrebbe essere quasi plausibile, ma ovviamente anche qui per un sistema, per uno spettro, dove il mio sistema binario è una variabile caratteristica, cioè la stella compagna è una white dwarf, sono temperature ovviamente inarrivabili, cioè estremamente, 80 Kev estremamente. In genere questi spettri sono soffici, già a 5-6 keV non osservate più radiazione X. Questo 4 electron volt che significa? Significa che se io ho emissione da corpo nero dalla superficie di una white dwarf, questo picca a 4 electron volt. E quindi significa che se io lancio un satellite X per osservare una componente di corpo nero da una variabile cataclismica, faccio una grossa stronzata, perché 4 electron volt quando osservo una sorgente, tra me e la sorgente c'è del mezzo neutro, il mezzo interstellare.
I fotoni dalla sorgente per arrivare all'osservatore, cioè per arrivare a me, al telescopio, devono attraversare questa regione qua. Qual è il processo di interazione dei fotoni con questo mezzo neutro che abbiamo tra la sorgente e il telescopio? È l'effetto fotoelettrico. Ma a 4 elettron volt, se vi andate a ricordare la sezione d'Hurth dell'effetto fotoelettrico, la sezione d'Hurth è mostruosa. Cioè, io, il mezzo neutro del mezzo interstellare mi ammazza tutta la radiazione a 4 elettron volt. Quindi io non vedrò mai in uno spettro di variabile cataclismica una componente termica che dovrei aspettarmi a qualcosa tra 4 e 12 elettron volt, è ovviamente una componente che io non riuscirò mai a vedere perché il mezzo interstellare mi ammazza questa componente. Quindi difficilmente voi troverete una componente termica negli spettri di una variabile cataclismica semplicemente perché purtroppo è energie basse dove l'effetto fotoelettrico della materia neutra dal mezzo interstellare mi mangia essenzialmente tutti i fotoni. Questa, per fortuna, non abbiamo questo problema con gli spettri neutrostar perché a 0,5 Kelvin siamo essenzialmente a posto. Ovviamente, se tra la sorgente emettente e il telescopio la colonna di idrogeno equivalente, cioè la quantità di materia neutra, è estremamente alta, 4, 5 per 10 alla 22 per centimetro a meno 2, l'assorbimento sarà maggiore, ho più materia. Se l'assorbimento è maggiore, anche a 0,5 1 Kelvin potrei avere un assorbimento, ma non così significativo, per cui le componenti la vedo in ogni caso. Vabbè, questa poi magari penso che l'avete fatto, comunque poi ne discutiamo. Torniamo invece alle cose interessanti. Cioè, è tutto interessante, però purtroppo non posso. Ora, quindi, andiamo al caso in cui io ho un sistema binario composto da una stella di neutroni e di una compagnia di massa m. Abbiamo detto che posso avere accrescimento nei sistemi low mass X-ray binaries nel caso in cui la stella compagna riempie il suo lobo di Roche. E come vi dicevo l'altra volta, state sempre molto attenti, non perché evolve ed esce fuori da main sequence e quindi si espande lei, ma perché avvengono dei processi nell'evoluzione del sistema binario per cui il periodo del sistema binario diminuisce, la separazione orbitale del sistema diminuisce e diminuisce anche la dimensione del lobo di Roche, quindi è il lobo di Roche che va a fittare la stella compagna. In quel caso, quando questo succede, abbiamo un trasferimento di massa dal punto Lagrangiano interno che tipicamente si chiama anche via Roche-Lobe overflow, quindi overflow da lobo di Roche. Tecnicamente, quello che abbiamo, e ve lo dicevo l'altra volta, è una serie di superfici equipotenziali gravitazionali. Qui mettiamo l'oggetto di massa M1, M2, per me M1 è la neutrostar, e abbiamo tante superfici. Quella più interna, chiamati proprio lobi di Roche, ha una forma di questo tipo, una specie di otto. Qui c'è la neutrostar e qui c'è il corpo di massa 2. Iniziate a notare questa differenza che l'altra volta non ho fatto appositamente. Uno potrebbe pensare che la neutrostar
10 km in raggio. La stella compagna è una stella, seppur di piccola massa, 0,4, 0,3 massa solare, una stella in sequenza principale, quindi avrà un bel suo raggio da 300.000 km. Com'è possibile che il punto Lagrangiano, il lobo di Roche, associato a un oggetto estremamente piccolo e più grande di quello della stella compagna, che ha dimensioni più grandi? Perché non contano le dimensioni, conta la massa della stella. Qui abbiamo un oggetto di 1,4 masse solari, qui abbiamo un oggetto di 0,4 masse solari. Ora, in realtà non esiste una formula precisa per stimare il lobo di Roche. Cioè, nel senso che non è una forma analitica. E in genere allora che si fa? Si definisce il raggio del lobo di Roche. E voi vorreste dire, ma come? Se definisco il raggio non so definire una forma funzionale. Vedete come l'ho fatto io qui, una specie di peretta da cristere. La stessa cosa da questa parte. Sì, perché il raggio del lobo di Roche lo definisco così, come quel raggio di una sfera che ha volume equivalente al volume contenuto nel raggio, nel lobo di Roche. Quindi io posso, nella trattazione di Pacischi, quella del 1971, che in genere è quella che adottiamo noi, che facciamo Neutrostar o Massic Cerebanis, da uno studio empirico, cioè facendo misure proprio e facendo un fit, Pacischi ricava che il raggio del lobo di Roche, della stella 2, quella che chiamiamo stella compagna, è uguale a 0,462 per la separazione orbitale dei due oggetti, A, per M2 sulla massa totale del sistema, M1 più M2, tutto elevato a un terzo. In modo analogo, il raggio del lobo di Roche associato all'oggetto compatto, a RL1, è uguale a 0,462 per A, per M1 su M1 più M2 a un terzo. Quindi, che significa questo? Questo significa che se RL1 è il raggio associato a M1, che è la stella di neutroni nel nostro caso, chiaramente questo rapporto è più grande del rapporto che abbiamo in RL2. Cioè, più è massiccio l'oggetto, più è grande il lobo di Roche in cui esso è inserito. Quindi delle dimensioni c'è poco da fare, non ci interessa niente del fatto che sia 10 km questo o 300.000 km questo. La cosa che a noi interessa è capire essenzialmente, cioè è sapere quanto sono le masse dei due oggetti. Ora, nella trattazione di Pacischi, quando ha tirato fuori empiricamente questo, Pacischi si guarda bene dal dire state attenti perché queste formulette qui valgono soltanto se Q, il rapporto di massa definito come M2, massa della compagna su massa della primaria, è compreso tra 0,8 e 0,1. Se Q è uguale a 1, cioè se le due masse sono uguali, prendete queste formule e buttatele a mare che non funzionano più. Ma io vi faccio notare che tipicamente M2 è dell'ordine di 0,4 masse solari ed M1 è dell'ordine di 1,4. Quindi se fate questo rapporto, in genere questo rapporto viene tra 0,3 e 0,6. Quindi siamo perfettamente in accordo con la formulazione di Pacischi, che c'ha ovviamente un errore associato. L'errore associato, se non ricordo male, è il 5%. Ricordate, è un fit empirico. Ci sono delle formule più accurate,
che sono le formule ricavate all'inizio degli anni 80 da Eggleton, che hanno un'accuratezza maggiore, valgono per qualsiasi Q, ma sono poco, come dire, malleabili, nel senso che è una forma, ci dà una precisione maggiore per quello che attualmente riguarda noi, come corso didattico serve a poco, ma anche a livello scientifico, cioè, gli errori sui dati sono così grossi che andare a voler a tagliare il capello con una relazione più corretta, serve a poco, perché già l'errore statistico sui dati, non mi permette di fare di un miglioramento su queste cose. Bene, a questo punto abbiamo finito questa parte qua. Quindi, cosa ci dobbiamo ricordare? Ci dobbiamo ricordare che questo sistema ruota, supponiamo ruoti in questo verso, in verso antiorario. Se la stella M2 riempie il suo lobo di Roche, la materia viene espulsa dal punto Lagrangiano interno, M1 è molto maggiore di M2, almeno un fattore 3. E quindi il centro di massa del sistema sarà vicino a M1, il sistema ruota, e se il sistema ruota significa che ruota attorno al centro di massa, quindi anche il punto Lagrangiano interno ruota, e quindi quando viene spillata la materia dal punto Lagrangiano interno, questa avrà anche una componente di velocità tangenziale, il che significa che avrà un momento angolare non nullo. Questo momento angolare non nullo porterà alla formazione di un disco d'accrescimento attorno al nostro sistema. In sistemi di questo tipo, il disco d'accrescimento si estende quasi quasi fino al bordo, a 0,7-0,8 volte il raggio del lobo di Roche. In termini di dimensioni, questo è all'incirca. Tipicamente le dimensioni sono dell'ordine di 10 alla 10 centimetri. 10 alla 10 centimetri significa 10 alla 5 km. Quindi, per avere chiaro geometricamente un sistema di questo tipo, perché anche nei disegnini, nei video che si vedono, si vede questo dischetto che ruota attorno alla stella di neutroni. In realtà, ragazzi, questo dischetto ha praticamente il raggio del Sole. Voi immaginatevi che tutta questa materia che orbita attorno alla stella di neutroni è materia che viene espulsa dalla stella compagna, dagli strati esterni della stella compagna, e formano questo disco che ha una dimensione, tipicamente nei sistemi Lomas, X-ray, Mares, con neutrostar, di 10 alla 10 km. Quindi immaginate questa marea di plasma che forma un disco che essenzialmente ha la forma di una pizza. Cioè, voi dovete immaginarlo così, un disco d'accrescimento, una pizza, con il bordo esterno leggermente un po' più spesso. Al centro di questo disco d'accrescimento c'è un oggetto che ha un raggio di appena 10 km. Quindi un fattore 1 su 10 alla 4, cioè un fattore 10 alla 4, quindi una cosa estremamente piccola. E tutta l'emissione X che noi osserviamo è concentrata però in quei pochi chilometri. Cioè tutto il resto del disco emette molto più debolmente, è in bande che non sono la banda X. Quindi noi abbiamo un disco di 10 alla 10 centimetri, dove l'emissione la possiamo considerare concentrata tra 10 km, quindi 10 alla 6 centimetri, e 100, 200 km, quindi 10 alla 7 centimetri. Tutto il resto è materia che ruota e che noi non siamo in grado di osservare con i nostri telescopi. Quindi quei video che vedete della NASA, quelle cose fighissime, sono simulazioni. Sono simulazioni e in realtà quello che noi siamo in grado di vedere nella banda X
sono solo le regioni interne, le regioni prossime alla superficie della neutrostar. Ok, nelle prossime lezioni noi dobbiamo capire a questo punto com'è possibile che se qui c'è una stella di sequenza principale, man mano che passa il tempo, il lobo di Roche deve fittare la superficie per accendere questo sistema binario come un sistema binario X, perché fin tanto che la stella compagna non riempie il suo lobo di Roche, fin tanto che non lo riempie, noi non abbiamo trovato in materia, e quindi questo sistema binario non è un sistema binario X, perché non abbiamo emissione X. Soltanto quando il lobo di Roche fitta la compagna, allora abbiamo travaso e inizia ad accendersi l'emissione X. Quindi noi dobbiamo capire com'è possibile, qual è la fisica che c'è dietro per cui il lobo di Roche fitta le dimensioni della compagna e si accende il sistema binario X.